le biomasse e il biogas. Lo sapete che con materiali di scarto alimentare, vegetale ed animale, si può ottenere energia elettrica? È una vera rivoluzione per generare energia senza inquinare il nostro pianeta, che sta morendo. Ciao amici! Siamo venuti a conoscere una centrale di energia di biogas. Siamo in provincia di Arezzo, a Cortona. Ciao Giulia, buongiorno, io mi chiamo Davide e sono il gestore di questo impianto a biogas che si chiama Colline Senesi. E adesso, se vuoi, ti faccio fare un giro e ti faccio vedere come funziona. Qui comincia il primo processo del funzionamento dell'impianto. La biomassa viene portata in impianto, viene scaricata e pressata e poi viene coperta. Questa è una biomassa. La biomassa è materiale organico. Ci sono vari tipi di biomasse. Possono essere residui alimentari, colture dedicate, fanghi, alghe marine, escrementi di animale. A differenza degli impianti di biomasse dove l'energia si sprigiona con la combustione delle biomasse, anche se sempre una combustione green, invece in questa centrale che è a biogas, l'energia si sprigiona attraverso la fermentazione. E quindi hanno bisogno di una biomassa più molle per essere più facile da far fermentare. Facciamo un esempio: le piante di mais, viene raccolta tutta la pianta, viene tagliata e trinciata tutta la pianta insieme con chicchi di mais e tutto il fusto della pianta. E che tipo di piante ci sono qua sotto? No, diciamo che le colture ce ne sono tante, le colture dedicate, se va dai prodotti estivi che sono mais, sorgo, girasole, ai prodotti invernali che possono essere grano tenero, triticale, erba medica, più o meno queste, ecco. Sono. È vero che si fa fare l'energia con gli escrementi degli animali? Anche quelli. Che si chiamano soa. Soa sta per sottoprodotti di origine animale. Questa è una cosa che all'inizio, quando è nato l'impianto, non era possibile. Poi hanno fatto un decreto che ci ha dato questa possibilità di mettere praticamente gli scarti della macinazione delle olive, che si chiama la sansa, il patè di olive, e i liquami dei suini, i liquami dei bovini, e questo sicuramente, ecco, ha dato una grande svolta per quello che riguarda il funzionamento degli impianti a biogas. E sono prodotti che a noi servono, ci tornano utili, e ovviamente hanno dei costi molto minori per quello che riguarda la biomassa vegetale che viene dai campi. Questo processo andiamo anche a aiutare e a sostenere persone che si troverebbero in difficoltà per dover smaltire gli escrementi degli animali e scarti di vegetazione agricola, ecco. Quindi questo è l'etame suino. I liquidi che escono dalla biomassa, quando la biomassa comincia a fermentare, comincia praticamente a invecchiare, quel liquido che esce noi lo recuperiamo, perché anche quella è energia, sicuramente. Per esempio, a un contadino non conviene fare il pappacorn invece di vendere a voi il mais? Qualcuno ti critica. Ah, perché esistono queste centrali? Perché le date a loro questi prodotti? Cioè, ovviamente per un coltivatore bisogna che dalla terra ci ricavi qualcosa. Sono quasi 3 milioni e mezzo i terreni incolti in tutta Italia. Molti contadini hanno smesso di coltivare le proprie terre, non avendo più una rendita, e le centrali di biogas hanno dato una nuova opportunità a questi terreni ormai abbandonati. Naturalmente si cerca sempre di alimentare gli impianti a biogas con le seconde colture, mentre le prime sono destinate al food, e si prevede sempre che la coltura, che sia per scopi alimentari o energetici, deve essere sempre una coltura sostenibile. Come funziona l'impianto?
Il cuore dell'impianto parte tutto da quella macchina là. Quella è una tramoggia dove è il sistema di carico. Questa è una tramoggia di carico che viene caricata. Qui vengono caricate le sostanze solide. Queste sostanze, tutto si svolge in maniera automatica, è tutto automatizzato. Queste sostanze poi vengono scaricate in quel nastro che vedete che va su, e lì praticamente la biomassa entra in contatto con la prima vasca. Abbiamo tre vasche qui, il fermentatore che è un anello circolare, un'altra vasca al centro dentro che si chiama post fermentatore e la vasca finale che si chiama vasca di stoccaggio, che è questa qua sulla destra. E quindi cosa succede? In queste tre vasche si svolge tutto il funzionamento e la fermentazione di quello che viene inserito e poi che diventa prodotto finale. Il 70% diciamo si svolge sulla prima vasca, quella che incontra il solido. Dentro queste vasche, a quasi totale assenza d'ossigeno, avviene la fermentazione, la classica fermentazione come quando facciamo il lievito o facciamo il pane per la pizza, la stessa cosa. Cos'è la fermentazione? La fermentazione è un processo che avviene negli esseri viventi quando si trovano in assenza di ossigeno. In questa particolare situazione la molecola del glucosio si disgrega per continuare la sua produzione di energia, facendo in modo che l'organismo viva più a lungo, seppur modificato. Per una centrale di biogas la parola fermentazione vuol dire produzione di energia in modo del tutto naturale. E allora perché non sfruttarla? Si formano diversi tipi di batteri, ma tra questi batteri c'è anche i batteri metanigeni, che sono quelli che creano il metano, il famoso biogas. Questo biogas poi, tramite delle tubazioni, arriva fino al cogeneratore, lascia una soffiante che aspira questo gas, lo aspira, lo fa passare in un refrigeratore, lo raffredda e poi viene mandato direttamente al motore che lo trasforma in energia elettrica. A chi la vendete l'energia? Va direttamente nella rete Enel e viene sfruttata da delle cabine praticamente che poi la smistano per le utenze. Amici, immaginate un impianto a biogas come un essere umano. C'è la bocca, la tramoggia, c'è lo stomaco, il fermentatore, c'è il polmone, il post fermentatore. Questo è un impianto di biogas. Ora vi spiego come funziona. Si raccoglie la biomassa, si lascia la biomassa appassire in modo naturale, poi viene messa nella tramoggia di carico, smiuzza la biomassa solida, come fosse la nostra bocca, con i denti. È come quando noi mastichiamo praticamente, la stessa cosa. È più facilmente digeribile, è più facilmente possibile che si affoga subito, che venga affogato dai miscelatori. Una corretta masticazione aiuta la digestione, aiuta. La biomassa è tritata, sale nella prima vasca. In questa vasca si mischiano la biomassa solida e liquida, vegetale e animale. Quello è un camion praticamente che porta il siero del latte, ossia gli scarti della lavorazione del latte per la produzione del formaggio. Un altro fattore importante è che quando sei carente di gas, se gli dai quello, il gas si ripristina subito. Sicuramente hanno avuto problemi per smaltirlo e darlo a noi, sicuramente per loro è un aiuto enorme, ecco. Cioè noi serve a noi e serve a loro che almeno riescono a smaltirlo senza difficoltà. A questo punto si attiva il polmone, il post fermentatore, che si occupa di unire la biomassa fermentata e di produrre sempre più gas. Poi lo estrae e lo manda al cogeneratore. Il biogas attiva il motore che genera la corrente che verrà mandata, a questo caso all'Enel. La parte solida invece andrà nella vasca di stoccaggio destinata al concime o a tornare ad essere biomassa. Questo praticamente prende il digestato nella vasca finale, lo separa il solido dal liquido, viene strizzato e il liquido poi viene rimesso nella vasca. Questo è un concime potentissimo, perché nel senso, essendo strizzato e concentrato, è più, ha ancora più potere di fertilizzante. Quanta energia producete?
Diciamo che qui, allora, questo impianto è impostato che il motore ha una potenza di quasi 1 megawatt, che sono 999 kilowatt. Lui fa quasi 24.000 kilowatt in 24 ore. Potreste illuminare tutta la città mia di Lucca? Questo non lo so, però so che ci sono impianti che riescono a illuminare anche una città intera, insomma. Però dipende dalla grandezza, ovviamente. Ma questo impianto inquina? Le emissioni sono le stesse praticamente di... Inquina quanto inquinerebbe una macchina. Allora qual è il problema? Perché non produciamo tutta la nostra energia con impianti a biogas? Forse mancano i campi? Quello ultimamente è diventato un problema, infatti stanno orientando questi impianti a farli andare con i sottoprodotti, proprio per eliminare questo problema, nel senso usare meno colture dedicate, meno campi e magari usare magari meno biomassa e più sottoprodotti. Tipo pollina, tipo sanza, tipo letame suino, letame bovino. Allora perché non facciamo tutto questo? Questo penso che piano piano dovrebbe essere il futuro, sicuramente questo, ecco. Comunque orientarsi sul fatto che di cercare di non essere dipendenti da altri paesi. La centrale è pericolosa? No, nel senso ci sono persone che pensano che questi impianti inquinano, pensano che siano degli inceneritori, ma solamente perché non conoscono effettivamente quello che è il funzionamento. Perché qui dentro si svolge un processo totalmente naturale, da prodotti che vengono presi dalla terra e alla terra ritornano. Non c'è combustione, assolutamente. È energia rinnovabile che guarda al futuro e in più dà lavoro a tantissime persone. Quindi è una cosa, secondo me, una cosa positiva sotto molti punti di vista e sotto vari aspetti. Giulia, allora devi capire che è importantissimo fare la raccolta differenziata. Importantissimo. Tutto il materiale organico comunque fa gas e potrebbe essere trasformato in energia elettrica. Conviene aprire una centrale di biogas? Al momento chiaramente l'incentivo da 0,28, quello che era nel 2012, credo che l'abbiano abbassato. E adesso, non so, il biogas sicuramente so per certo che l'incentivo è diminuito. Però non so in questo momento a quanto ammonta. Cos'è un incentivo? Viene praticamente dato un costo per la produzione abbastanza alto, abbastanza, diciamo, promettente, e questo ti dà la possibilità di investire, sai che è un investimento sicuro, per 10-15 anni, ecco, quello è una cosa che viene decisa dallo Stato. Ok, allora ho capito questo. Le centrali a biogas non inquinano, possono illuminare anche una città intera, dà lavoro a tante persone, aiuta tante aziende a smaltire i propri scarti, potrebbe creare energia dalla nostra raccolta differenziata. Ha solo un problema: ci vogliono tanti soldi per creare una centrale. Ora che so cos'è un incentivo, io chiedo allo Stato: non pensate che dare incentivi per creare impianti a biogas potrebbe cambiare il mondo?